Amici di Monte di Procida, è con mio profondo rammarico che voglio denunciare un atto di vandalismo. Siamo qui in uno dei luoghi, degli scenari più belli di Monte di Procida. Non per niente questo luogo viene chiamato anche Belvedere. E in questo luogo, nel primo novembre del 2000, fu posta una statua, la quale statua commemorava il 50° anniversario del dogma dell'Assunzione di Maria in cielo. E allora guardate che cosa noi abbiamo questa sera. Le dita delle mani della statua di Maria purtroppo sono state rotte. Questa statua si trova qui non solo grazie al lavoro della nostra diocesi, al lavoro della parrocchia di Monte di Procida, Maria Santissima Assunta in Cielo, ma se la statua è stata posta qui anche al grande contributo che i nostri connazionali che vivono in America hanno dato, come al solito. I nostri connazionali, i Montesi d'America, di cui abbiamo uno degli esponenti più insigni, il signor Paolo Colandrea. Buonasera Emilio, sono veramente rammaricato. Noi che veniamo da tutto il mondo, che noi abbiamo una fede enorme per questa bellissima statua della Madonna che tutti noi dagli Stati Uniti, dall'Argentina, dal Brasile, veniamo da tutto il mondo per festeggiare questa bellissima festa che ci raduna tutti quanti noi con fede in una grande fratellanza che abbiamo a Monte di Procida, e abbiamo scoperto che ci sono stati degli atti vandali, proprio una cosa, non so nemmeno spiegarmi, un'oscenità, è una cosa terribile quello che hanno fatto, hanno tagliato le dita a questa bellissima statua che noi del Comitato Montese d'America ci siamo fatti veramente un cuore così per mettere questa statua bellissima che affaccia sul mare, dove tutti noi che siamo stati marinai, i nostri genitori, i nonni che sono venuti da tutto il mondo per vedere questa bellissima statua, e i vandali l'hanno rovinata. Non so nemmeno come esprimere, come fare per aggiustare. Mi dispiace veramente per la gente che hanno fatto quest'atto di vandalo, perché sono gente senza fede. Non so, sono veramente rammaricato. Una cosa orribile, un atto di oscenità. Mi piange il cuore, scusami, mi sto emozionando. Io vorrei ricollegarmi a ciò che tu stavi dicendo. Io vorrei fare proprio un monito a coloro che si sono macchiati di questo vile gesto. Voglio dire, chi non ha rispetto per gli altri non rispetta se stesso, ed è meglio che non fosse mai nato. Saluti a tutti.